Occorre capire perché i ragazzi hanno applaudito. A mio avviso la questione va approfondita, così Don Maurizio Patriciello, a margine dell'incontro sulla legalità con gli studenti del convitto nazionale Colletta di Avellino, riferendosi a quanto accaduto in una scuola del Vomero durante la proiezione del film Porta Pass, mentre scorrevano le immagini dell'omicidio del giornalista Giancarlo Siani per mano della camorra, è scattato improvviso l'applauso di un gruppo di allievi. Io ho parlato in questi mesi con migliaia di ragazzi, sono andato in decine e decine di scuole, non ho visto mai nessun giovane, sia delle scuole superiori che delle medie, delle elementari, mai nessun giovane inneggiare alla camorra. Il problema, tutto ciò che riguarda i ragazzi, anche i bambini, soprattutto i bambini, chiama in causa gli adulti. Sono gli adulti che non stanno al loro posto, c'è poco da fare, è inutile che poi fanno finta, io dico fanno finta perché non gli credo, fanno finta di scandalizzarsi. Voi pensate solamente a quello che sta succedendo con queste due guerre che abbiamo sotto casa nostra, no? Il terrore di questi ragazzi, voi pensate solamente a quello che succede nel campo della pornografia, della pedofilia, della pedopornografia, dei femminicidi, che noi non riusciamo a porre un rimedio e sono sempre gli adulti. E allora dico, vogliamo una volta per sempre fermarci e chiederci, ma siamo dei veri modelli per i nostri ragazzi? Se noi continuiamo a parlare dei grandissimi eroi, Falcone, Borsellino, Falcone, più qualcun altro, ma il ragazzo ragiona così, se io per essere una persona onesta debbo fare la fine di Falcone e Borsellino, forse in Italia essere onesti non conviene. Allora dobbiamo portare a modello di questi ragazzi la persona normale, la persona comune, il papà, la mamma, lo zio, il nonno, il macellaio, il parroco, l'insegnante, il preside, persone che stanno là e dice guarda come, vedi che non conviene andare al di là della legge.